Forza, andiamo prima che si allontani. No. È mio. Ne sei sicuro? Ha dei bei dentoni. Anche io. Ciao, sono Jacopo Calatroni, sono la voce di Peter Parker in Marvel Spider-Man 2. E io sono Gianandrea Muià, la voce di Miles Morales. C'è una busta. Busta minacciosa. Che facciamo, apriamo? Apri. Io. Apro. Va bene. Cari Jacopo e Gian. Siamo noi. Ok, fin qui. PlayStation Italia vi sfida. Dopo tutte le avventure che avete vissuto, non sarà un problema, no? No. Figurati. Siete pronti ad affrontare 3 sfide che mostreranno il vostro valore? Lo siamo. Ma certo che lo siamo, che domanda. Risposte fighe in pose fighe. 3 domande a cui rispondere assumendo pose fighe che potrebbero risultare cringe. Ma dobbiamo proprio? Domanda 1. Come si sono evoluti i vostri personaggi rispetto al passato? Vai! Alle ginocchia! Ritroviamo un Peter adulto che cerca di ritagliarsi in tutti i modi una fettina di felicità in un mondo super mega complicato. Solo che la sua spinta a voler essere sempre lo Spider-Man migliore lo porterà a incontrare un certo simbionte e a spingersi quindi verso il proprio limite. Miles invece adesso è cresciuto, è più forte, più consapevole dei suoi poteri, del suo ruolo. Non è più semplicemente l'apprendista di Spider-Man, adesso è molto più in grado di aiutare il suo mentore. Solo che c'è un piccolo spettro del suo passato che deve ancora affrontare. Wow. Un attimo. Ok. Ok. Domanda 2. Peter è una guida per Miles. Jacopo è stato una guida per Gian. Ok, quale facciamo? Swing. No, ti prego. Dai, 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 vai con le tele, vai, 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 vai. Bravo, okay. Fai stretching, vai. La rimpiangerò domattina. Sì. Allora, sì, assolutamente, ma non come un maestro, più come un fratello maggiore. Il bello era quando chiacchieravamo, ci davamo consigli, ci davamo supporto a vicenda, c'era veramente una bella complicità. Io effettivamente faccio questo lavoro da un po' più tempo di Gian, quindi cerco sempre di essere disponibile quando lui ha bisogno. Però è anche vero che esattamente come Peter e Miles, lui è molto più competente di me in tanti altri ambiti, tipo quello dei content creator, quindi mi ha insegnato un sacco di cose anche lui. Ok, basta. Sì, sì. Oh, manca. Domanda 3. In che cosa Peter e Miles sono migliori insieme? Quella... Schiena a schiena? Il menù, vai, vai. Oppala! Okay. Aia, il piede! Ok. Questa l'ho sentita. Dritto e epico, su. Sì, sì. Peter è un individualista anche nel suo essere altruista. Quindi, in che cosa è migliore insieme a Miles? Nel fatto che, esattamente come nella vita, cioè, si cresce tramite il confronto e si sopravvive grazie al supporto reciproco. E quindi, alla fin fine, nessuno salva il mondo da solo. Infatti, il grosso problema sia di Peter che di Miles è che non chiedono mai aiuto. Hanno sempre troppa paura di coinvolgere, di mettere a rischio le persone a cui tengono. Però la cosa bella è che è come se percepissero quando l'altro ha bisogno di loro e quindi riescono comunque a supportarsi costantemente, essendo appunto migliori, insieme. Ah, ce l'ho fatta. Che gesto ginnico. Hai visto? Alla fine l'ho avuto. Benvenuti nella New York di Marvel. 4 curiosità su Marvel Spider-Man 2 in 4 fette di pizza. Lì c'è un biglietto. Ok. E di fianco c'è un cellulare. C'è scritto usami per ordinare una pizza. Quindi io ordinerei una pizza con il cellulare posto adiacente al biglietto. Dai. Pronto pizzeria? Pronto? Sì, salve. Vorrei ordinare una pizza a domicilio. Chi mi dica? E una margherita? Sì, sì, se me la può tagliare in 4 fette, per favore. L'indirizzo è... Sì, sì, sempre quello, sì. Va bene, arriva in mezz'ora. Perfetto, grazie mille. Arrivederci. Oh, prego. Oh, grazie. Curiosità. Ogni volta che abbiamo lavorato su un capitolo della saga, io mi creavo una playlist a tema. Sceglievo le prime canzoni leggendo il riassuntone della trama quando mi facevo un'idea delle atmosfere generali. Poi, mano a mano che incidevamo delle scene, aggiungevo delle canzoni. Tutte le volte che andavo in giro per Milano, in metropolitana, a piedi, eccetera, andando ai turni, mi riascoltavo le playlist perché abbiamo lavorato su questi giochi per tanto tanto tempo e la musica mi aiutava a rimanere concentrato. Il mio primo ricordo invece di Spider-Man è stato proprio il mio provino per Miles Morales.
Non mi fu difficile capire di che cosa si stesse parlando quando mi arrivò la telefonata. Ero elettrizzato, perché conosco Spider-Man, conosco il personaggio a che cosa è destinato. Ma la prima cosa che chiesi subito dopo essere uscito dal provino è stato: ok, bellissimo tutto, ma il provino per Peter Parker lo fate fare a Jacopo Calatroni, vero? Perché da quando ti conosco tu sei la persona più fan dell'Uomo Ragno che io abbia mai visto. E quando poi hai effettivamente vinto il ruolo, forse ero più contento per te che per me. Ogni battuta delle fasi di esplorazione l'abbiamo dovuta registrare più volte, perché dipende da quello che fa il giocatore mentre la diciamo. Io un pelo più di te, perché abbiamo registrato delle battute normali, la battuta in fase stealth, la battuta in combattimento contro i nemici, mentre dondoliamo con la ragnatela, mentre voliamo controvento sulle ali di ragnatela, e io ne avevo anche alcune in una versione con una voce un po' diversa. L'ultimo giorno di registrazioni che io ho fatto per Marvel Spider-Man 2 è stato proprio su alcune delle ultime scene di gioco. Quando l'ho incisa, tu l'avevi già incisa, quindi io l'avevo già in cuffia. Ed è stato così bello, avevi lavorato così bene, era proprio emotivo, che ho detto: guarda, toglimi l'originale, toglimi l'audio degli attori originali, lasciami soltanto Jacopo. Te mi facevi veramente venire la pelle d'oca, mi stavi commuovendo, e quindi ho potuto tirare fuori il massimo da me per cercare di essere nella scena e mantenere quella tua energia. È stato veramente molto molto bello. Essere migliori insieme. Dimostratelo montando le cover Marvel Spider-Man 2 per PS5 alla console davanti a voi. Ok, io non l'ho mai fatto. Io una volta, ma non mi ricordo niente. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Tu scarti, io smonto. Va bene. La base andrebbe svitata, ma ci siamo avvantaggiati, perché altrimenti... Dunque, la mettiamo qui. Bisogna sollevare da una parte. Ah, guarda, ci sono le istruzioni se vuoi. Grande, te lo dico per chiedere. Bravo. Le vuoi in finlandese, in tedesco? Col finlandese sono fluente. Sdraiala. Ok. E solleva dal punto dove c'è il logo PlayStation, okay, e sì, farla scorrere verso di te. Verso di me, quindi... Oh, guarda, è venuta via, perfetto. Esatto. Stessa cosa, la giri dall'altro lato. Ok. E dal punto non dove c'è... dove ci sono le ventole alle spalle. Questo di qua. Esatto, quel okay, punto lì, sollevi e tiri verso di te. Dovrebbe scattare, e infatti è così, grande. Io invece tiro fuori queste. Vai. Ma che bello. Oh. Madonna. Che roba. Uno. E? Uno e due. Prova. Quindi così. Dove si alloggia da sole, poi... Ah, e quando senti il clack vuol dire che va tutto bene. Esatto. L'ultima. E dall'altro lato dobbiamo fare praticamente la stessa cosa e... Ah, a posto. Ok, qui. L'ho fatto. Bravissimo. Semplice. Let's go. Più forti insieme. PlayStation.